una merenda simbolica, le mamme hanno organizzato una protesta davanti a Ca' Farsetti per chiedere al sindaco di non tagliare il contributo comunale all'associazione Barchetta Blu, che da 16 anni non solo è d'aiuto a tante famiglie veneziane con il servizio nido, ma crea attività di ogni genere anche per nonni, ragazzi e genitori. Presente alla protesta anche la consigliera La Rocca. La cosa che intristisce è che il contributo in realtà non è ingente, sono 159.000 euro per un anno che avrebbero potuto essere coperti risparmiando sul contributo dei 20.000 euro che sono stati dati per i fuochi del Redentore, risparmiando gli 80.000 euro per i premi della regata che sono stati aggiunti quest'anno appunto nonostante la situazione disastrata del bilancio e soprattutto risparmiando sullo stipendio del direttore generale nei mesi estivi di altri 80.000 euro. Ecco, con questi, risparmiando questi soldi avremmo potuto riavere il servizio anche per quest'anno di Barchetta Blu. Nessuno però si è presentato a Ca' Farsetti per incontrare educatrici e mamme. La Rocca poi precisa. Sfatiamo inoltre il mito che diffonde l'assessore che il servizio, che i posti all'asilo nido ci sono presso i servizi comunali, perché se si chiama all'ufficio degli asili nido la risposta che si ottiene è che posto non ce n'è più. La realtà è che ci sarebbe il posto in termini di capienza delle strutture ma non c'è il personale, quindi Barchetta Blu non fornisce un servizio in più come è stato detto dall'assessore ma un servizio essenziale, e non si venga a dire che i bambini devono stare a casa con le mamme perché siamo nel 2015 e i diritti che ci siamo conquistati in questi decenni ce li teniamo ben stretti.